cari quaddisti, Maurizio Bianchi, questa volta non siamo nel team, nel box del team Cozzi, ma siamo nei box della squadra corsequaddisti.it. Per Diana abbiamo un campione tra di noi, grande Maurizio, pole di giornata, vittoria in gara 1, poi un contatto ravvicinato con alberi, scoiattoli, transendi, tutto di più, scastramento di moto, e comunque un grande sesto posto in gara 2, un incremento dei punti di campionato, mi pare quindi leader consolidato della Q4, gioia e luce degli occhi di Giuliano, che adesso può dire non solo di QX1, QX2, ma anche QX4. Un pilota che ha dimostrato di crescere sui salti, un pilota che ha dimostrato di crescere nella tecnica, e veramente stai scavando un bel solco nella QX4 dove c'è bisogno di tecnica. Non sembra neanche di vedere una QX4, ma una QX2 sicuramente. Maurizio, raccontaci, prima partiamo dalla pole, Odolo, pista bastarde dire poco, veramente foppata, molto difficile, salti notevoli, molto impegnativa, molto bucata visto il tempo che c'è stato, il meteo di questi giorni, non c'è stato modo di tirare la pista, quindi ci siamo ritrovati una pista già devastata alla partenza. Sabato, scopa, briscola, di tutto e di più. Quindi ieri giornata di lavoro, poi smonta tutto, arriva qua e trova tutto devastato. Stamattina non ho fatto le prove libere perché sinceramente avevo già provato la pista e quei 15 minuti in più mi pesavano molto. Ma allora bari anche te, malefico. Mi pesavano molto sul fisico, quindi ho preferito non fare le 15 minuti di prove libere e sono passato direttamente alle cronometrate. Alle cronometrate non pensavo di aver staccato un tempo così buono, in realtà ho fatto un 2 secondi meglio del secondo che era Silvano. Che era grande Silvano, e quindi carico del fatto che avevo la pole e quindi con quei 2 secondi di differenza, che non sono 2 decimi, ricordiamo, 2 secondi sono un po' più di 2 decimi, di solito non ho mai preso quei secondi e quindi ho approfittato di questa carica per affrontare bene gara 1, partenza al cancelletto. Ho fatto una partenza pessima, proprio una schifezza, mi sono ritrovato praticamente in sesta posizione alla prima curva e quindi una gara in salita, ho dovuto cercare di recuperare per raggiungere i miei 2 diretti rivali e in realtà ho visto che la pista era distruttiva per me, ma era distruttiva anche per gli altri, infatti sì. Ho combattuto un po', poi ho visto che gli altri hanno cominciato a cedere, io che pensavo di essere un po' debolino ho recuperato invece un po' e mi sono ritrovato a sorpassare prima il Rondanini, poi il Silvano e prendere un bel margine di vantaggio sul secondo. Un notevole margine. Esatto, un buon vantaggio che mi ha dato di nuovo carica per arrivare in fondo. Diciamolo, perché quando mi hai doppiato, caro Maurizio, prima che arrivasse Silvano Grola, è passato di tempo. Ci ho messo un pochino. Quindi ho concluso la prima manche in prima posizione e poi abbiamo riaffrontato la manche con la seconda. La seconda ho detto stavolta parto bene, sono partito ancora peggio, sono partito nono e lì peggio mi sono ritrovato nel mucchio, però in giro di 2 giri sono riuscito a sbrogliarmi fuori. Ho raggiunto Rondanini su un salto, l'ho passato su un salto che mi ha veramente caricato alla grande. Appena l'ho passato però mi sono ritrovato in una serie di buche dove sono arrivato troppo forte, ho staccato lungo, ho perso un po' il manubrio leve, non ho più capito niente, mi sono ritrovato incastrato dentro una transenna di ferro. Sono tirato fuori la moto, nel frattempo mi avevano passato praticamente tutti e mi sono rimesso dietro tutti tranne me, porca la vacca, ma lì, te l'ho detto, te ho detto lo passo, Dio, ma non ce lo fa. E quindi ho ritirato insieme un po' le forze e dopodiché ho recuperato ancora 5-6 posizioni e alla fine ho concluso in sesta posizione, che comunque ricordiamo ti consente la leadership, dovrei avere un 30 punti di vantaggio, esatto, un allungo su Ronda. In questo momento il secondo è Silvano, il terzo Rondanini. Ma un allungo pesante, perché ricordiamo che non ha concluso gara 2. Non ha concluso non è gara 2 perché ha rotto la catena, quindi anche lì lui ci dà troppo gas sulle ups. Deve essere avvantaggiato perché io mi sono incastrato dentro nella transenna e in realtà anche lui non ha saputo sfruttare questo vantaggio e ci siamo un po' bilanciati ancora. Una cosa importante, avendoti visto crescere come pilota veramente in un anno tanto, un consiglio ai piloti che di 40 anni come noi che vogliono partecipare alle gare,
rispetto all'anno scorso c'è stata un'esplosione di Maurizio Bianchi in pista. Adesso sembra che i tuoi meccanici ti abbiano costretto a tagliare la barba perché rischiavi nei salti di toccare. Alla fine siamo andati a scoprire nei salti si incastrasse la barba nel manubrio. Per guadagnare i due secondi la barba, se lo sapevo la tagliavo subito la salsa verina. E cosa puoi consigliare alla gente di 40 anni che si vorrebbe fare le gare nel cross e con una crescita rapida come è stata la tua? Ricordiamo che leader del campionato italiano Maurizio Bianchi. Ma considera che io provengo da minimoto e kart, quindi asfalto. Ho sempre avuto moto da strada, non ho mai avuto esperienza nella terra, non ho mai guidato una moto da cross, quindi non sapevo come erano i salti e tutto. Per me è stata e la sensazione nuova di stare 6 metri in alto da zero e gli stacchi nel momento che non senti più il terreno sotto le ruote non è proprio bellissima, o perlomeno non è stata bellissima all'inizio. Adesso è una libidine, anche se in realtà cerco di affrontarle sempre un po' con farsi muovere. Quanti allenamenti, Maurizio? Zero. Lunedì al sabato si va a lavorare e ogni domenica più o meno abbiamo una gara, e quindi mi alleno la domenica alla gara. E quindi il consiglio che possiamo dare a quarantenni aggressivi? Potersi allenare, che sicuramente l'allenamento fa la differenza, quindi non dico che io non ho bisogno di allenamento, non me lo posso permettere perché non ho il tempo per allenarmi. A fine mese i soldini bisogna portarli a casa. Esatto, e quindi poi la domenica bisogna sempre presentarsi tutte le domeniche, quello è un buon allenamento, avere un fisico che cerca di stargli un attimino dietro. Bellinzago tra 2 settimane? Bellinzago fra 2 settimane andiamo a fare il regionale, quindi lì sono anche in testa al campionato anche lì della Quiz 4. Anche lì riesci a battermi? Sì, porca, avevo una mezza di iscrivermi nella Quiz 2, visto che ho un certo vantaggio nella Quiz 4 volevo andare a rompere un po' le scatole. Cazzo, così la vinco io, grande Bianchi, perdiamo! Anche perché alla gara di Casale sono arrivato praticamente primo, se facevo la Quiz 2 sono arrivato quarto dietro a dei nomi abbastanza importanti come Mattia, come... Grande gara a Casale Monferrato. C'era comunque gente importante e quindi sono riuscito a piazzarmi quarto dietro a dei buoni nomi e allora vorrei provare a fare la categoria Quiz 2. E ricordiamo che l'interregionale comunque è veramente una buona occasione per testare se stessi e per i nuovi piloti e iniziare a entrare nei campi da cross senza partecipare all'italiano, che effettivamente porta un livello tecnico molto elevato. I costi maggiori perché le trasferte sono più lontane, ho tutta una serie di cose. E i crossodomi sono più impegnativi. Sono più impegnativi, ma poi ecco, importante è provare a girare varie piste, perché come ti dico, non conoscendone, qui c'è gente che proviene dal motocross, quindi vuoi per il motocross, vuoi adesso per il quad, hanno girato queste piste. Per me ogni volta è una pista nuova. E la sensazione di stare in aria arrivando dal kart e dalla minimoto è un po' nuova. Ma poi se c'è un risultato finale buono, quello ti dà la carica per tutto, quindi... No, io mi trovo molto bene sia col team che con tutto, lo sport mi piace tantissimo. Quanto assorbi da Nicola Montalbini? Lo costringe a raccontarti i suoi segreti? Ma io sto lì sempre ad ascoltare le loro parole, quindi per me ogni cosa è praticamente roba da apprendere e poi cercare di sfruttare al massimo. Ed è importante questo? Beh, molto importante, perché loro sicuramente hanno delle malizie che io non ho. Poi, ovviamente, ricordiamo, stiamo parlando di Nicola Montalbini e Mattia Torraco. Vai. Che è la tua signora, che la inquadriamo. Ma basta, veramente, da quando è finita la gara Signori, le donne sono così. Non ce n'è. Maurizio, concludiamo. I nostri complimenti, sei stato veramente grandioso e ti aspettiamo fra 14 giorni a Bellinzago. Ok, se no la tua signora ci ammazza. Andiamo a mangiare, se no andiamo più a casa. Ciao, grande Maurizio.